Come è noto, l'impatto dei big data nelle applicazioni aziendali è in forte sviluppo, in forte crescita, ma ci sono enormi differenze tra quello che è lo scenario statunitense e lo scenario europeo. Ricerca di Gartner del 2014, Gartner Group, ci dice che il 73% delle aziende sta pianificando di investire fortemente nei prossimi 2 anni sui big data. Dato che risulta sicuramente in crescita rispetto al 64% che riscontravamo nell'anno precedente. Però se teniamo conto del gap tra USA ed Europa, scopriamo che il 47% delle aziende statunitensi sta investendo o sta pensando di investire in quest'ambito contro solo il 13% delle aziende europee e quindi il gap appare estremamente rilevante. Se a ciò aggiungiamo che sulle 20 aziende top investor sul tema dei big data soltanto due sono europee, il quadro credo possa essere definito completo. Quali sono le funzioni aziendali impattate di più dall'avvento dei big data? Beh, sicuramente al primo posto possiamo dire che ritroviamo finanza e controllo, 24% dei casi. Perlomeno sugli investimenti a oggi, marketing e vendite 18 rispettivamente 19-18%, produzione e logistica 17-7% circa. Quindi questo ci dà un'idea della rilevanza per le diverse funzioni aziendali. E dove andiamo a impattare dal punto di vista decisionale con i big data? Per quanto riguarda gli aspetti di finanza e controllo, più che altro sull'incremento delle metriche di performance che è consentita dai big data. Riusciamo a monitorare aspetti decisamente, non solo aspetti formali, ma anche aspetti informali, più di natura qualitativa attraverso i big data. Per esempio, questo può essere utile sia per prevedere i trend di vendita, sia per percepire in maniera migliore il sentiment degli investitori e riusciamo anche a aiutare più validamente il risk management e la gestione delle frodi. Nel marketing, beh, è noto che si parla di real-time marketing grazie ai big data, c'è una visione a 360 gradi evidentemente del cliente e una maggiore possibilità di personalizzazione dell'offerta. E possiamo meglio valutare, per esempio, anche il ROI delle diverse campagne di marketing. Infine, per quanto riguarda la logistica, sicuramente riusciamo a ottimizzare la gestione dei processi e per quanto riguarda i percorsi nei flussi logistici, riusciamo addirittura ad arrivare a determinare in tempo reale, a ottimizzare in tempo reale, tenendo conto di una serie di variabili fino a poco tempo fa inutilizzabili, i percorsi e le logiche di consegna.